Al GF di Pivano spiega perché è finita con "non mi è stato vicino quando avevo bisogno". Ivana Mrazova è tornata a parlare della fine della sua storia d'amore con Luca Onestini. Chiamata in disparte da Alfonso Signorini, nella puntata del 16 febbraio del Grande Fratello VIP. La modella ha raccontato a cuore aperto il rapporto attuale con l'ex compagno, spiegando i reali motivi che hanno portato alla rottura. Solo una settimana fa, lo stesso concorrente aveva detto che tra loro c'era un feeling unico, anche se la paura di tornare a soffrire sembrava prevalere sul resto. Signorini ha voluto giocare a carte scoperte con Ivana e, dopo averla isolata dal resto dei concorrenti, le ha chiesto perché al momento la sua situazione con l'ex Luca non stia evolvendo, nonostante una complicità tra loro mai persa. La modella ha spiegato che non vedeva il ragazzo da più di 8 mesi. Quindi è entrata al GF VIP senza aspettative ma convinta di aver bisogno di un po' di tempo. "Sono qui dentro da 10 giorni e, vedendo Luca, non avevo nessuna aspettativa. L'ho trovato così come me lo ricordavo e questo mi ricorda un po' il nostro GF. Non so come evolverà questa cosa, ho bisogno di un po' di tempo. La situazione ora è tranquilla". Anche Onestini, in una delle ultime puntate delle reality, aveva proprio spiegato come tra loro ci fosse ancora il feeling di una volta, che però doveva fare i conti con la paura di soffrire ancora. "Da una parte c'è il ritrovare quel feeling quasi unico che abbiamo sempre avuto. Dall'altra la sofferenza di quando è finito tutto, la paura di rivivere quel dolore", aveva detto il modello. Secondo Signorini, uno dei motivi per cui Ivana e Luca si sono lasciati è perché lui non le è stato vicino nel momento in cui suo padre è venuto a mancare durante la pandemia. La modella ha raccontato che il fidanzato l'ha prima aiutata ad affrontare un dolore così profondo, ma poi alcune discussioni l'hanno portato ad allontanarsi. "Non sapevo come gestire questo dolore. Lui all'inizio, non potendomi raggiungere per il Covid, mi è stato vicino. Poi sono subentrate litigate inutili, io invece avevo bisogno di un supporto più psicologico. Non il fatto che non mi avesse raggiunto in quel momento. In questi quasi 3 anni e mezzo, ogni volta che ci siamo allontanati abbiamo fatto un po' fatica. Ho paura a lasciarmi andare di nuovo. Ero innamorata, pensavo fosse l'uomo della mia vita.